Francesco, dai, vieni che è pronto il caffè. Sono le 11, quasi e mezza, eh? Eccomi. Dai, tieni, tieni. Come hai dormito? Eh? Eh? Male. Male, 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 ma male. Cosa c'è? No, dai, guarda. Ci non sono... ce la faccio più, non ce la faccio guarda più. Guarda che ti ho preso le fette biscottate e una marmellata buonissima di fragole. Ma non mi piace la marmellata di fragole. Vabbè, la Nutella non ce l'ho. Senti, ci sono i pavesini. Ti piacciono i pavesini? Non mi piacciono i pavesini. Vabbè, dai, mangia. Non c'ha gli abbracci. Gli abbracci non ci sono. Te lo do io una volta. Piangi, ma non è successo niente. Perché piangi? Ma perché dici che non è successo niente? Mi ha mollato, mi ha cacciato fuori di casa, non ho più niente, non ho soldi, non ho lavoro. Hai degli amici che ti ospitano e sono contenti, puoi stare nella stanza fino a quando vuoi. Ma se non avessi voi... Lo so, ti ho anche fatto la lavatrice. La lavatrice? Sì, hai separato le mutandine? Sì. La settimana scorsa sono diventate tutte rosa. Perché ha stinto il kimono? Rispondi al telefono, dai. Ti faccio una... Pronto? Oi, Ale. Che è Alessio Boni? Sì, Alessio. Ciao. Ciao, come stai? Sei tornato? Sì, t'avevo cercato. Eri all'estero? Sì, sì. No, perché sono... No, vabbè, sono senza casa. Mi hanno mollato. Mi hanno mollato, sono senza casa, senza più niente. Cosa? Da stasera? Da te? Ma no, ma perché la stanza? No, no, sono da... Sì, ora sono da dei conoscenti. Conoscenti? Sì, ma, senti, ma... Ah, l'aria condizionata. Sì. Ma guarda che la stanza da noi è freschissima. Sì, ah, c'hai pure Sky? Sky in stanza? Ah, col decoder? Uh-huh. Netflix. Ma la linea veloce? Ah, la fibra. Guarda che se vai in sala, sì, beh, c'è il campo. Sì, scusami, no, c'è un po' di confusione. Va bene, Ale, no, vabbè, ma... Tu sì che sei veramente un amico, ma se non avessi te, cioè, ma guarda, veramente è tutto il mio cuore e la mia riconoscenza, grazie, mi hai salvato, mi hai veramente salvato, Ale. Un abbraccio, ciao Ale, ci vediamo stasera, ti raggiungo, grazie, grazie Ale, grazie, ciao. Ale, ma adesso cosa fai, vai da Ale? Maria, cioè, la stanza... Lì è un po' umida, no? Ma non è umida, no, è fresca. No, tu hai detto che è fresca, c'è cioè una puzza d'umidità. Poi ti dico puzza la verità. Sì, un po'. Le lenzuola non me le cambiate da 15 giorni. Ma per l'amore di Dio, va benissimo. Però pure il fatto di... Lo scarico. Maria me lo scarico. Ma è il bagno di fianco, siamo in 5 in casa. Ma guarda che secondo me non state in 5. Quello è Edoardo che ha problemi alla prostata. Io ma ti direi di farlo dici? Controllare. Ma sì, stare... ma poi... Maria me, senti, poi pure sta camicia di merda che mi avete dato, sta camicia di notte, non lo so. Ma di chi è sta camicia di notte? Scusa. Ma è di Edoardo. Ho capito, ma fagliela mettere Edoardo perché è una camicia di merda, scusami. Comunque io ti ringrazio perché veramente voi siete amici, 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 però... Cioè, scusami, Devo richiamare Alessio. Va a casa di Alessio Boni. E io che ce devo fare? Ma ti avevo detto di mettere Netflix. Te l'avevo detto.